aggredisca, perché quel luogo va chiuso dopo che i migranti con le loro rivolte lo hanno reso inagibile, lo hanno reso ingestibile continuamente in questi anni e infine negli ultimi 2 mesi, e lo Stato è stato costretto a chiuderlo e a deportarli. Noi oggi continuiamo questa lotta e iniziamo la campagna perché quel posto debba essere chiuso per non aprire mai più a Gradisca, mai più a Crotone, mai più a Bologna, mai più a Modena, mai più a Taranto, mai più da nessuna parte. Oggi siamo qua per dire mai più CIE, mai più Bossi Fini, mai più clandestinità, perché nessun essere umano è illegale. Erano 13 CIE, 5 ne sono rimasti e uno alla volta, come è successo in questo periodo qua, in questi ultimi mesi, chiuderanno, perché il sistema della detenzione amministrativa è fallito e chi ha praticato la chiusura sono i migranti dall'interno attraverso le rivolte e usando ancora una volta i loro corpi. Allora, quasi mi viene da pensare, l'Italia si è un po' troppo abituata a far fare il lavoro sporco agli immigrati. Non serve da nessun punto di vista, sicuramente quanto hanno fatto i migranti è stato fondamentale, nell'assenza molto spesso, senza le rivolte dei migranti quel posto oggi sarebbe ancora aperto. Quindi per questo nella comunicazione di oggi il mai più CIE è fondamentale. E non esisterò mai più, è questo che oggi siamo venuti a dire ed è questo che oggi iniziamo a costruire il primo CIE d'Italia dai movimenti e dai conflitti. Per vivere, per sopravvivere è quello di arrivare nel nostro paese, arrivare in Europa. Quella colpa è diventato un crimine, è una colpa essere clandestini per la legge dello Stato italiano, una legge che deve essere cambiata, ma il più CIE vuol dire anche basta con la Bossi Fini. Un anno e mezzo le persone possono essere rinchiuse dentro i CIE. È anche un impegno che ci prendiamo tutti quanti, quel CIE non deve essere e non verrà mai più riaperto. Stiamo marciando verso il CIE per dire che non vogliamo più le morti nel Mediterraneo, ma non vogliamo neppure più le violenze e le brutalità che si consumano dentro quelle mura. Oggi vogliamo scrivere mai più, mai più, e vogliamo scrivere in tutte le lingue e vogliamo arrivare fino a quel cancello, perché come il campanello d'ingresso, oggi suona questo campanello per il CIE, mai più CIE, e come al solito la polizia è a difendere questi luoghi d'orrore. Da questa parte, allora cosa faccio? Torno indietro di 60 anni, vengo rinchiusa in un lager, io non l'ammetto. E quest'estate le scritte che abbiamo fatto dicevano libertà, e allora se questo posto è vuoto... Hai iniziato per leggere il nome dei mezzi, un calore, no? Dai, una piccola retro di pochi centimetri. Dai, lasciare un capolavoro incompiuto. Facciamo. Bravi, bravi. Thank you.
No!